Ciao carissimi amici di Fontana e appassionati del cucinare italiano. Mi chiamo Simone, sono il direttore di Fontana Forni e oggi vi vorrei parlare di un prodotto straordinario, il Charoven. Un forno che a noi piace chiamare ibrido perché può essere sia un forno a legna che un barbecue grill a carbonella e quindi la possibilità di spostarci, di muoverci tra i due combustibili e ottenere un sacco di pietanze diverse fra di loro. Charoven è un forno ibrido innovativo, è tutto realizzato in acciaio inox e ha una comodissima e pratica porta saliscendi che mi permette di accedere alla zona di cottura. In questa camera di cottura troviamo una griglia in acciaio inox e troviamo 5 diverse posizioni dove poter posizionare la mia griglia quando andrò a cuocere. Sempre in dotazione abbiamo 2 braccieri porta carbonella, 2 piastre di refrattario che sono lo strumento ideale per cuocere una magnifica pizza o il pane fatto in casa e abbiamo sotto nel braciere principale 2 cassetti raccoglicenere, perché quando abbiamo finito di utilizzarlo semplicemente tiriamo il cassetto e svuotiamo la cenere, quindi facilissimo da pulire. Sotto il piano di cottura troviamo un focolare principale. Per comodità l'ho già allestito da una parte per la combustione di legna e dall'altra parte per la combustione di carbonella. Questo per farvi capire che è un forno che posso utilizzare allo stesso momento sia come un forno tradizionale, dove posso cuocere il pane, la pizza, arrostire la carne, il pesce, ma può essere utilizzato allo stesso tempo anche come barbecue a coperchio chiuso o grill aperto nel caso in cui io abbia bisogno di fare una bella bistecca alla fiorentina, di cuocere la carne, le salsicce. Completano la dotazione del prodotto la ventola, l'illuminazione interna, il contaminuti analogico e il termometro. Andiamo a vedere adesso come trasformare il forno Charoven in un barbecue grill a carbonella. Abbiamo la nostra focolare principale che nella configurazione forno serve per la combustione di legna. Abbiamo la nostra porta saliscendi dove troviamo immediatamente di fronte a noi le 2 piastre in refrattario. Bene, vediamo ora come possiamo trasformare il forno in un barbecue grill. Prima di tutto andiamo a rimuovere le 2 piastre. Dopo aver rimosso i refrattari, andremo a rimuovere anche la piastra frangifiamma che si trova tra la camera di combustione e la piastra di cottura. Ora i 2 portalegna che avevamo sotto in camera di combustione li prendiamo. Li giriamo e li inseriamo al posto delle piastre nel frattario. Questi 2 comodi e pratici cassetti raccoglicenere andranno a raccogliere tutta la brace e la cenere che non verrà utilizzata durante la cottura cadendo su di essi. Ora è sufficiente disporre la nostra carbonella all'interno del focolare, posizionare la griglia in acciaio inox e iniziare la nostra esperienza di barbecue grill con Charoven. Vediamo adesso come pulire la porta del forno Charoven. Sarà sufficiente aprire il portale del focolare principale, estrarre queste 2 maniglie di appoggio finché non sentiremo un click e rimuovere questa piccola bit di sicurezza. Ecco che il nostro forno, il nostro portale che prima si apriva a sali scendi, ora si apre ad alta ribalta, quindi potrò molto agevolmente prendere i miei strumenti di pulizia e pulire la porta del forno.